E benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi delle cose che ho preso sia da AliExpress ma anche da eBay. Penso che lo conoscete tutti. Io era tipo da un anno e mezzo credo che non compravo più se beh, perché tipo mi ero scordata di sto sito. Conoscendo AliExpress si stravolge il mondo e quindi praticamente si finisce poi per comprare solo su AliExpress. Io prima di scoprire AliExpress ordinavo sempre da eBay, soprattutto ad asta, perché secondo me le cose ad asta convengono davvero tantissimo, cioè a volte si fanno degli affaroni che non avete idea. Io tipo ho comprato una collana ad 8 centesimi. L'ho riscoperto perché poi mi sono ritrovata lì su sto sito, ho iniziato a girare e wow, cioè ho iniziato a mettere le cose tipo a tini d'occhio, no? E ho comprato tantissime cose ad asta super convenienti, quindi ho detto no, io ci devo fare un video e li devo comparare questi due siti. Cioè voi fatemi sapere, perché io adesso sono curiosa, se comprate su AliExpress o su eBay, e tra questi due siti voi quale preferite? Partiamo da AliExpress. Allora, ho preso dei choker perché praticamente io sono fissata con i choker, mi piacciono da morire, e sono ste collanine di quelle che vanno così, vabbè le conoscete, quindi questo è fatto in questo modo, c'è sto cerchietto. Poi ho preso quest'altro che è troppo adorabile, questo c'era di tantissimi colori sta vetrina, è tipo fatto in vellutino anche questo ed è così e mi piace troppo, cioè io adoro queste collane, strapiacciono da morire. Poi da un altro venditore ho preso questi due anellini e sono fatti così, sono regolabili, quindi no problem, si adattano a tutte le dita e niente, mi piacciono sia dorato che argentato, perché a me ogni tanto piace mettere gli accessori dorati e a volte argentati, quindi ho detto no, prendiamoli entrambi perché a meno. Poi ho preso una chicchetta che secondo me piacerà a molti di voi. Mia madre quando l'ha vista ha detto no, tu c'hai dei problemi seri. Ma a me piace da morire, la volevo. Guardate che bella è questa collana. Poi tra l'altro è bella argentata, non è di quelle opache che a volte capita. Guardate il ciondolo, cioè, non so se mi spiego. È Sailor Moon, non è bellissima? A me piace davvero da morire. Mia madre fa, ma dove ci vai con la collana di Sailor Moon? E io, al supermercato. Dove ci vado con la collana di Sailor Moon? A me piace da morire, è troppo bella. Cioè, io sono cresciuta con Sailor Moon. Io adoro Sailor Moon. Cioè, like a questo video se anche voi amate Sailor Moon. Cioè, vi prego, ditemi che anche voi piace e adorate tipo gli accessori, le collane, tutte le cose che riguardano Sailor Moon. Poi andiamo avanti, una cosa che invece mi ha deluso parecchio, ma proprio parecchio, è arrivata comunque dentro tipo una scatolina, sono degli anelli che quando li ho visti io ho detto no, che figata, sono troppo belli, sono molto tipo boho style, sono costati poco, però fanno cagare, cioè nel senso sono bruttissimi. Non so se notate che sono opachi, sembrano tipo vecchi, cioè come posso dire, non sono per niente lucidi, cioè nella foto che casomai io vi metto qui, questi anellini erano di una lucentezza argentea proprio bellissima, e invece poi tipo mi sono arrivati con questo effetto invecchiato, e da un venditore che adoro, mi piace tantissimo, che adesso non mi ricordo il suo nome, però vabbè lo trovate scritto sotto, ho preso questo righello fatto così in legno, che è davvero carinissimo, e secondo me questo può essere anche utilizzato tipo, o anche questi buchetti, per fare tipo le decorazioni all'agenda con le penne, quelle con la punta fina, e boh, mi piace. Poi ho preso sta cosa che quando l'ho visto ho detto, oh, ma è deliziosa, purtroppo era random, quindi il colore l'ha scelto il venditore, a me sinceramente piaceva il rosa, ma lui mi ha mandato la banana. Non l'apro adesso, comunque sarebbe il correttore, quello a nastro, a forma di confezione di latte. E poi ho preso questi sticker che li trovo adorabili. Visto che non c'ho più la Molag Diary, perché mi è finita,
ho detto no, almeno io gli sticker di Molang li devo avere. E sono bellissimi, mi piacciono troppo, quindi nella nuova agenda io attaccherò tutti questi sticker di Molang, così sentirò meno la mancanza dell'agenda Molang che appunto ho terminato. E l'ultima cosa che vi mostro che ho preso da AliExpress è questa. Fatto così ed è bandoso ed è morbidoso, proprio è morbidissimo. Dentro si apre e quindi si possono mettere dentro tutte le varie penne. E io volevo appunto utilizzarlo per mettere tutte le varie penne colorate che io utilizzo per l'agenda, sistemarle tutte qui, così ogni volta che devo fare la decorazione prendo questo e ho tutte le mie penne colorate. E d'accordo, non mi perdo in chiacchiere, altrimenti questo video dura mezz'ora. Andiamo avanti, adesso vi mostro le cose che ho preso da eBay ad asta e sono tantissime cose. È dorata ed è fatta così, c'ha questi pendenti che sono tipo sali e scendi, perché si possono salire, scendere, insomma come si vuole, e sono con queste foglioline, perché io tipo sono fissata con i dreamcatcher e con le foglie, quindi l'ho presa e mi è costata tipo una cavolata assurda che non vi sto neanche a dire. Poi ho preso quest'altro bracciale, sempre rimanendo nello stile boho style, però non mi piace perché anche questo, come gli anelli, non è per niente lucido. Non so se lo vedete, cioè ok che è costato poco, però boh, è tipo invecchiato, c'è questo effetto invecchiato, però mi piacciono le pietre di questo colore. E ad adattare a questo bracciale, oltre che agli anelli che avete visto che hanno le pietre pure di sto colore, ho preso questa collana che è bellissima, però diciamo che ha più o meno lo stesso problema, un po' più lucida degli altri, però anche questa è un po' stile invecchiato, e ha questo dreamcatcher sempre con le piume, questa pietra azzurra è davvero tanto tanto carina. Questo non mi ricordo se l'ho presa però su eBay o su AliExpress, boh, vabbè, appena trovo il link ve la metto. Ed è così, è corta, quindi più o meno come questa che indosso, corta, ed è bella, c'ha la crocetta laterale, e quindi poi tipo sta così con questa crocetta qui laterale. Questa è bella lucida e quindi mi piace tantissimo, ne sono rimasta contenta. Poi andiamo avanti, ho preso, guardate che belle che sono, queste ciglia finte, che anche queste mi sono costate poco e sono troppo carine, perché tipo boh, visto sta pupazza qua a manga, e siccome io adoro i manga, gli anime, quindi mi sono piaciute troppo. Le ciglia sono comunque morbide perché io le ho toccate, eccole qui, cioè sono belle morbide, sembrerebbero buone. Già voi state sentendo qualcosa che suona. No, non è un animale. Però il problema sapete qual è? Che io non le so mettere le ciglia finte. A me le ciglia finte piacciono, ma non le so mettere, quindi non so come farò. Dovrò allenarmi in qualche modo. Poi sta cosa che suona ve la faccio vedere immediatamente. Ho preso un altro choker ed è questo. E mia madre mi ha detto: te sei pazza, te non sei normale. Perché praticamente è con la campanellina. E io l'ho preso perché a me mi ricorda molto le Miu Miu. Ve le ricordate le Miu Miu? Mi si era spenta, benissimo, non poteva mancare la fotocamera che si spegneva così all'improvviso. Stavo dicendo, mia madre mi fa: ti guarderanno praticamente tutti, perché sentendo sta cosa suonare penseranno che c'è un cane, un animaletto, e invece spunti tu. E vabbè, ho detto, ma chi se ne frega, a me piaceva tantissimo sinceramente il colore, però non so se lasciarci sta campanella oppure se levarla e metterci un altro ciondolino, un altro charm magari più carino senza che suoni. Da un venditore ho preso queste due cosine che trovo adorabili. Allora vi faccio vedere prima questo di Rilakkuma, e sarebbe un sottotazza ed è troppo bello, forma di barretta di cioccolato, e poi c'è così la scritta Rilakkuma, c'è poi anche il fucsia, quindi bellissima. E siccome io praticamente
prendo ogni giorno tisane, quindi per me è perfetta. E ho preso anche questo set di washi tape che mi sono costati solo 1 euro e sono 10. Ovviamente i colori li ha scelti il venditore, quindi io non sapevo assolutissimamente cosa mi sarebbe arrivato. Quindi sono contenta di questi washi tape, andrò subito a sistemarmeli nella mia scatoletta. Adesso vi faccio vedere l'ultima, 3 cosine abbiamo finito. Da un venditore ho preso questo, un attimo. Ovviamente erano impacchettati dentro le buste, io le buste le ho già tolte. È molto particolare, io lo vedevo sempre su Instagram, indossato dalle ragazze americane, non lo so, mi piaceva troppo. Poi ho preso altri 2 top. E l'ho già indossato, ho messo anche una foto su Instagram ed è davvero carinissimo. E poi da un altro venditore ho preso questo, il tessuto è diverso, questo è più morbido, questo è un po' più rigido. Comunque quest'altro crop top che è lo stesso modellino in grigio. E mi piacciono tantissimo perché sono semplicissimi ma sono davvero comodi. Poi avevo visto, e vi metterò la foto qui, queste calze che praticamente devono essere quelle belle, fighe che piacciono a me sopra il ginocchio. E invece mi sono arrivata questa. Guarda, ecco, vedete? Così si vede quanto sono lunghe. Ma sembrano più dei gambaletti che delle calze che vanno sopra il ginocchio, perché ok che io sono bassa. E niente, però sono fatte bene, perché è proprio un bel tessuto, bello coprente. Ma va bene, ugualmente le utilizzerò. Quindi d'accordo, ce l'ho fatta, ho finito, vi ho mostrato tutto quanto. Non so quanto ci sono stata, secondo me questo video è stato lunghissimo. Comunque spero che tutte queste cosine che vi ho mostrato vi siano piaciute. Fatemi sapere giù nei commenti qual è la cosina che vi è piaciuta di più e quale secondo voi tra AliExpress ed eBay è più conveniente, quale vi piace di più, quale usate voi, insomma fatemi sapere quale preferite. Io diciamo che ultimamente sto preferendo di più eBay, appunto perché comprando ad asta risparmio più soldi rispetto ad AliExpress, che ovviamente hanno prezzo fisso le cose, e quindi prendendo magari alcune cose a 40 centesimi, 30 centesimi, beh, ho avuto un po' di risparmio in più. Però vabbè, AliExpress rimane comunque il mio sito preferito, ci ho preso tantissime cose, tra cui l'agenda, e non vedo l'ora che arrivi per mostrarvela, sono tipo in fibrillazione, non vedo l'ora. Quindi mettete un like a questo video se vi è piaciuto, se vi sono piaciute queste cosine che vi ho mostrato. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. Seguitemi anche sui miei social network e vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!